Quint'ultimo posto in graduatoria, è vero che la classifica è corta, ma il periodo per i gambettoli è più nero che verde. Con Russia arriva un pari agguantato dagli 11 metri da Bomber Angeli, ma i falchetti più volte hanno rischiato l'esploa esterno. Per gli ospiti, infatti, rimane il dubbio sul gol annullato a Filippi. Il settimo posto in classifica, quota 28 punti, è l'unico sorriso se si pensa che adesso il sesto posto è lì a due sole lunghezze. Il gambettolo tenta quantomeno di premere da subito sull'acceleratore. Berardi appoggia per Ambrosini, che una volta entrato in area di rigore, da posizione defilata tenta la puntata da calcetto. Il Russi giunge al tiro dalla distanza contro un Cossi, sfera, fuori bersaglio. Attimi di paura poco dopo in area locale per questo scontro tra compagni, tra Morelli e Corbara. Entrambi riprenderanno la propria posizione in campo. I gambettoli, in fase di ripartenza, mette come paura alla porta di casa Dio questa bordata di Barducci che sfiora la marcatura. Ma la frittata viene in chiusura di primo tempo, Morelli è in presa aerea, ma poi si lascia scappare il pallone. Placchi raccoglie la sfera, alza per Sov che di testa non sbaglia. 1-0 per i russi e gambettoli in questo caso al tappeto. Nella ripresa punizione veloce battuta da Nero Verdi, Barducci va al tiro cross che Casadio respinge. L'azione dopo porta al pareggio, Catapane viene toccato in area da Godoli. Secondo il direttore di gara ci sono gli estremi per i penalty, Godoli verrà anche ammonito nell'occasione. Dagli 11 metri si presenta Bomber Angeli, Casadio tocca ma non trattiene, 1-1 ristabilita la parità in campo. Il Russi tenta a questo punto di rispondere nell'immediato, il traversone dalla destra viene raccolto da Tassinari che sotto misura di testa mette alto, mentre dall'altra parte Angeli imbecca Ambrosini che sempre di testa non inquadra il bersaglio. Dalla distanza il Russi cerca l'acuto, ma la conclusione di Fontana è da dimenticare, mentre quella di Placci poco dopo viene sventata in corner dall'attento Morelli. Russi che continua ad insistere, Troncossi chiama la presa a terra Morelli e finalmente quando il pallone si accinge ad entrare in fondo alla rete Filippi viene colto in posizione di offside secondo la terra arbitrale e dunque la rete viene annullata. Questa rimane l'ultima azione del match. Successivamente arriva solo la seconda ammonizione per Berardi e dunque scatta il cartellino rosso. I russi portano a casa un punto per parte.